Prima di iniziare con il video, volevo consigliarvi il canale Telegram del Mattatore. È un canale che permette di generare guadagni extra online, dove chiaramente non si fanno i milioni, ma è qualche entrata mensile aggiuntiva. Questo mese c'è la promozione Gold, con cui si può iniziare anche solo con 20 euro. Vi lascio il link nella descrizione del video e nel commento messo in evidenza. Andate a dare un'occhiata. Dopo tutto il casino successo fra Simbalaru e Touché, Rondo, che è un po' uno dei rapper più conosciuti in Italia in questo momento, si è espresso sulla vicenda. Non l'ha fatto sul suo Instagram, ma l'ha fatto sul suo Snapchat. Chiaramente siamo riusciti a scrinare la storia e ora vi faccio vedere di cosa si tratta. Fondamentalmente è andato a spiegare una cosa, ovvero che tutti quanti dicono ai rapper attuali che sono poco credibili, che parlano di cose che non fanno, e poi quando succedono queste cose si indignano le persone. Ma Rondo purtroppo non ha capito che l'indignazione delle persone non è stata per l'atto in sé, ma per il fatto che Touché pesava 50 kg da bagnato e l'hanno sequestrato e malmenato in 10 contro 1. È quella che è stata un po' la cosa che effettivamente ha fatto scandalizzare tutti. Inoltre, va ad aggiungere commenti riguardo i dislivelli di rap fra America e Italia, spiegando anche che in America queste situazioni finiscono anche con degli omicidi, che secondo lui è un po' come se dovesse essere una giustificante a questa cosa, non si è capito bene. Non aggiungo altro, quindi voglio sapere la vostra opinione qui sotto al video con un commento. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate, noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio.